Giustino Masciocco, candidato consigliere con Sinistra Ecologia e Libertà a sostegno di Massimo Cialente. Una delle priorità per la vostra lista e per lei è quella della trasparenza e della partecipazione, che comunque è già stata avviata dal Comune con il regolamento, ma può essere migliorata. Sì, decisamente. L'approvazione del regolamento sulla partecipazione che questa amministrazione ha fatto a fine consiliatura credo che possa essere un buon punto di partenza, ma sicuramente non è un punto di arrivo. Dobbiamo ancora cercare di capire come sostituire le circoscrizioni che questa volta non saranno elette, quindi mancherà quel cuscinetto politico tra i cittadini e l'amministrazione centrale, quindi il Consiglio Comunale, che prima quel ruolo veniva svolto dai consigli di circoscrizione. Ecco. Dobbiamo perfezionare quel regolamento, credo che le assemblee che vanno fatte sul territorio devono essere più vincolanti di quanto non lo siano oggi per poter permettere anche la partecipazione diretta dei cittadini alla costruzione dei provvedimenti. Un esempio potrebbe essere anche la discussione che si è fatta in questi giorni in campagna elettorale per quanto riguarda il programma di mandato. Ecco, dal programma presentato alle elezioni al programma di mandato che sarà, se dovesse vincere Cialente, come noi ci auspichiamo, sarà approvato dal Consiglio Comunale, credo che può essere sta c'è stata questa discussione a livello di rete, a livello di territorio, a livello di cittadini, che possa permettere di migliorare quello che i partiti in parte hanno proposto per quanto riguarda queste elezioni. Inevitabile è la domanda dopo il rapporto un po' turbolento che c'è stata con l'amministrazione uscente, questa amministrazione è riuscita a coinvolgere, ad essere realmente partecipativa nei confronti della popolazione? Oggi non c'è più quel centrosinistra che aveva vinto le elezioni del 2007, il centrosinistra è diverso, l'Italia dei Valori ha scelto una strada solitaria, quindi è candidata da sola. Il nuovo centrosinistra, così lo chiama anche il sindaco, dovrà essere capace a non ripetere gli stessi errori. Poi non ci dimentichiamo mai che poi c'è stato il terremoto che ha comunque cambiato la storia sia politica che reale della nostra città. Queste elezioni dovrebbero servire a costruire quelle persone, donne e uomini, che siederanno in Consiglio Comunale e che dovranno pensare alla ricostruzione, perché questo Consiglio Comunale che si occuperà della vera ricostruzione della città e in base a chi saranno eletti verrà seguita una strada piuttosto che un'altra. Ecco, a pochi giorni dalle elezioni, un giudizio su questa campagna elettorale che ormai è agli sgoccioli, come è stata, come l'ha vissuta e come magari avrebbe voluto che fosse stata. Noi veniamo da una campagna elettorale lunga perché abbiamo svolto anche le primarie, e in quelle primarie che sono state un mese molto, molto importante con Vittorio Festucci e con Sinistra Ecologia e Libertà che cercava di portare all'interno della discussione appunto la partecipazione, una maggiore trasparenza. E oggi vedo la campagna elettorale un po' individuale, egoistica, cioè non vedo una discussione su temi specifici, ma bensì vedo delle individualità anche molto forti che pongono all'attenzione dei cittadini la loro persona più che i loro programmi. Ecco, ho sentito parlare poco di programmi, meno male che come centrosinistra e come coalizione che appoggia Cialente abbiamo invece scelto la strada di poterci contaminare, tra virgolette, con tutte quante le indicazioni che venivano sia sulla rete che sulle discussioni pubbliche dai cittadini. Ecco, l'ultima cosa, la radicalizzazione dello scontro alla fine sembra sia stata concentrata su De Matteis e il sindaco Uscente Cialente. Secondo lei sarà così in un eventuale secondo turno o ci possono essere anche degli altri outsider che possono creare problemi? Penso che questa sia l'ipotesi più realistica e mi auguro che succederà al secondo turno quello che non è successo al primo, ecco, nella discussione sui programmi della città. Cialente porta avanti una figura di ricostruzione di città senza i commissari e noi dobbiamo essere artefici del nostro destino, questo non è stato possibile negli anni precedenti, mi auguro che possa esserlo nel futuro. Quindi lo scontro che eventualmente ci potrà essere nel ballottaggio, salvo sorprese che sarebbero per tutti noi ben presenti, beh, mi auguro che possa essere fatto nell'interesse solo ed esclusivo della città.